A quest'ora sarà già sull'aereo diretto a Filadelfia per il suo 18° viaggio in 2 anni, una media di un giorno all'estero ogni 48. Niente male se stessimo parlando del nostro ministro degli esteri, invece il viaggiatore in questione si chiama Ignazio Marino e fa il sindaco di Roma. L'ultimo viaggio della discordia sarà per la giornata mondiale delle famiglie insieme a Papa Francesco. Oltre alla frequenza delle trasferte, sono le motivazioni a far discutere. Spesso il motivo ufficiale è la raccolta fondi, come i 2 viaggi statunitensi del dicembre del 2013 e del settembre dell'anno dopo, mentre ad agosto del 2014 vola ancora in America per incontrare questa volta il nuovo presidente della Roma, James Pallotta. Sarà un caso, sarà sfortuna, ma ogni volta che il sindaco parte, Roma sprofonda nel caos. A Natale dell'anno scorso, per esempio, è in vacanza in America e Roma è travolta dallo sciopero bianco dei vigili urbani. Nell'autunno del 2014, invece, è nella City per spiegare agli inglesi cosa fosse la mobilità sostenibile, ma nella capitale divampano gli scontri a Tor Sapienza tra residenti e immigrati. Appena un mese dopo è a Parigi per portare la sua solidarietà alla redazione di Charlie Hebdo. 3 mesi più tardi Marino è avvistato ancora una volta negli Stati Uniti per ritirare una laurea honoris causa. In quei giorni un'auto guidata da una minorenne rom uccide un passante della periferia romana mentre la capitale è in queste condizioni a causa della pioggia. E poi c'è stata la trasferta più discussa quando il funerale del boss dei Casa Monica era ripreso dai giornali di tutto il mondo e Gabrielli era stato nominato prefetto per la gestione dei fondi per il giubileo. Te lo senti il sindaco? Tra un'immersione e l'altra. Da poco più di 2 anni il sindaco viaggiatore è stato 9 volte negli Stati Uniti, 2 a Parigi, 1 a Londra, 1 a Barcellona, passando per Davos in Svizzera con un salto in Turchia per arrivare infine in Arabia Saudita. Sta di fatto che verbali alla mano tra un viaggio e l'altro il sindaco è mancato al 55% delle riunioni di giunta.